Roberta D'Esposito, una mia carissima amica da tempo, compagna di tante battaglie a favore delle famiglie, delle mamme, tante condivisioni di interessi e di passioni, però adesso sei candidata alle elezioni al consiglio amministrativo della mia città. Sì. È una grande sfida, vero Roberta? Sì, è vero, sì. Nasce probabilmente anche dalla presa di coscienza che la situazione delle donne in Italia non è delle migliori, in Italia, nella nostra realtà come in tutte le realtà italiane. Il lavoro delle donne, lo dicono i dati Istat, le statistiche, vale molto di meno di quello di un uomo in Italia, nonostante tante battaglie purtroppo femministe, le donne comunque sono sottovalutate, le donne, le mamme italiane hanno meno tempo libero di tutte le mamme europee e il lavoro delle donne in Italia è minore di quello che c'è nel resto dell'Europa. Sono anche pagate di meno rispetto ai colleghi uomini. E probabilmente tu, che sei comunque una professionista perché ti sei laureata, hai lavorato in ospedale, poi sei un'imprenditrice con la tua associazione Mamme al Centro, hai... Una volontaria. Hai cercato comunque sempre di superare questo svantaggio della condizione della donna, e quindi forse è questo che adesso vuoi mettere a frutto, la tua esperienza prima di tutto di donna e di mamma. Sì, sì, prima di tutto di donna e di mamma, perché comunque, come diceva Carlo, come dice Carlo, comunque purtroppo in Italia ci troviamo in una situazione dove le donne sono molto svantaggiate. Basta pensare a donne vittime di violenza che magari si separano dai mariti e che purtroppo dopo si trovano sole con i figli, senza sussidio, con un marito che magari perde anche il lavoro e che poi dopo esce di galera dopo 2 mesi, per cui effettivamente la legge attuale non le aiuta. Le aiuterebbe invece un centro antiviolenza, che io sogno da tempo, perché col centro antiviolenza noi non solo diamo sostegno e supporto alle donne, psicologico, legale, eccetera eccetera, ma gli troviamo anche un lavoro, le collochiamo appunto tramite dei corsi che abbiamo anche in essere, come corsi di babysitter con successivo collocamento, e appunto ci occupiamo anche di tenere i figli, di trovargli un alloggio, per cui ecco, lì puoi aiutare veramente la gente, puoi aiutare veramente le persone. Perché il vero dramma della violenza di genere è il post-violenza, la vera sfida è la normalità, l'inserimento dopo. Sì. E riguardo a quello che dicevi, la conciliazione tra il lavoro e la famiglia, no? Sempre in Italia una donna su 3 deve lasciare il lavoro quando diventa mamma, e questo è un dato molto triste. Tu invece sei riuscita a farlo, sei mamma di 2 meravigliose bambine, adesso addirittura la politica, quindi ti porterà ancora più fuori casa. Qual è stato il tuo segreto? Allora, il mio segreto è stato Mamme al Centro. In realtà 5 anni fa ho creato questa associazione proprio perché mi rendevo conto che c'era bisogno di più aggregazione tra donne, tra mamme, e quindi ho creato questo luogo dove tutte noi donne, tutte noi mamme in realtà ci diamo una mano, ci aiutiamo, ci sosteniamo in tutto quello che può essere, che possono essere tutte le nostre esigenze di tutti i giorni. È un bel luogo di aggregazione per mamme, bambini e per figli. Quindi tu pensi la solidarietà femminile possa essere un valore per assolutamente sconfiggere gli svantaggi di cui parlavamo prima? Sì, assolutamente sì. Roberta, tu vieni da Piano di Sorrento, dove hai fatto già un'esperienza importante, vero? Forse Piano di Sorrento è già molto sensibile alla tematica delle donne, avete fatto già delle cose utili, mi sembra. Sì, infatti abbiamo promosso le strisce rosa, ma non solo su Piano di Sorrento, anche su altri comuni. E appunto le strisce rosa io voglio portare a Sorrento. In realtà le strisce rosa sono dei parcheggi gratuiti per mamme in gravidanza, con bambini fino ai 2 anni. In realtà si può ritirare l'apposito ticket presso gli enti comunali. È una cosa che è veramente un'iniziativa che trovo fondamentale. E ci sono degli altri servizi che vorresti esportare dalla tua esperienza in altri comuni o nella tua attività di associazione anche a Sorrento? Sicuramente sì, una bellissima esperienza è stata quella dei corsi di Tagsmutter. In realtà le Tagsmutter sono queste mamme che decidono di mettere un'attività in casa, e lo fanno mettendo appunto un nido in casa e gestendo non solo il proprio figlio ma anche altri 5 bambini, e in questo modo guadagnando anche qualcosa, quindi uniscono l'utile al direttevole. Noi l'abbiamo fatto soprattutto perché ci sono molte zone dislocate, anche di Sorrento, zona alta Casarlano, eccetera eccetera, che comunque sono un po' più difficoltose per raggiungere, voglio dire, il centro abitato dove sono gli altri nidi. Quindi questo potrebbe essere una soluzione per dare lavoro a
delle mamme e per dare un supporto, un aiuto sulla conciliazione ad altre mamme che vivono in quel posto, nel vicinato. Un'altra bellissima esperienza che è stata fatta anche con te in passato, appunto, è quello dei corsi preparto, postparto, che sicuramente noi vogliamo portare anche sul territorio sorrentino, perché veramente è un'esperienza che tante mamme di Sorrento anche l'hanno condivisa, e ne hanno tratto veramente tanti tanti benefici e sono ancora entusiaste di questa cosa. Voi hai anche fatto spesso degli eventi in cui mi hai anche invitato come relatore a parlare degli eventi proprio di sostegno alla genitorialità. Sì. Pensi che questo intervento culturale sulle famiglie sia molto importante? Moltissimo, moltissimo. In realtà con Mamme al Centro abbiamo promosso proprio molti incontri, molti eventi a sostegno della genitorialità consapevole, che hanno aiutato anche me come genitore, perché in realtà il mio settore è un settore, diciamo, medico, quindi non è un settore, diciamo, psicologico, educazionale, però io ho imparato tanto, veramente ho imparato tanto anche su di me, sulle mie figlie, e in prima persona sostengo questa cosa. Bene, credo dunque che non ci resti che augurarti fortuna, perché i tuoi obiettivi sono quelli di tutte le donne, sì, in fondo. Grazie.